Ciao, salve a tutti, vediamo velocemente il grafico sul petrolio, sul crude. Questo è il grafico del future in mini, grafico candele giapponesi, time frame daily e il MACD come solitamente lo tarro io. Dunque, prima cosa che secondo me va evidenziata è il fatto che c'è un fortissimo indebolimento del trend rialzista che in primis viene testimoniato dalla divergenza ribassista su questi due massimi, quindi tra prezzo e MACD. Da che abbiamo avuto una prima discesa, poi incapacità di fare un massimo più alto del massimo precedente, ed è questo stato il primo segnale di possibile debolezza del trend in atto. Vi è stata una piccola fase di congestione tra i 70 e i 66, 50, 67 dollari, che la andiamo anche brevemente a evitare con questa sorta di triangolo di possibile continuazione ribassista, ossia abbiamo avuto da prima questa discesa, poi il prezzo balla in quest'area di compressione, poi in rottura e retest, e poi il prezzo inizia a scendere. Ieri abbiamo avuto una candela chiaramente ribassista e oggi abbiamo un pullback quasi a metà della candela. Secondo me è possibile ipotizzare un'entrata a questo punto ribassista, già se dovessimo avere un ulteriore pullback anche domani su questi 66 circa, 66 e 50, ossia quasi diciamo a tre quarti della candela odierna. Andremo a testare questa resistenza di brevissimo. È chiaro che tutto l'impianto è comunque ribassista, ossia abbiamo avuto la prima discesa, poi appunto la formazione di congestione dei prezzi vista nel triangolo, e ora dopo il retest vi è possibilità che la discesa vada a estendersi. Possiamo vedere così fino in area 61 dollari, per cui un proseguimento del pullback ci offrirebbe anche un buon risk reward andando a posizionare, poi entrando in area 66,50 circa, andando a posizionare uno stop appena sopra i 68, avendo un target a 61 dollari, che eccoci qua, è tutta quest'area supportiva. Per cui al momento non avremmo un risk reward, secondo me, ancora ottimale andando a cercare di proteggere lo stop mettendolo sopra lo spike di questa candela. Ma se noi dovessimo, appunto, come ho detto prima, avere una prosecuzione del pullback, a questo punto vediamo come l'entrata più o meno a questo livello consente di posizionare uno stop sopra, appunto, appena sopra i 68, cioè a questo livello, è un target ai 61 dollari, avendo quindi poi un risk reward di 1 a 2. Per cui monitoriamo per domani eventuale prosecuzione di pullback rialzista del petrolio per operazione short. Un saluto a tutti, buona serata.